Come avevo detto qualche tempo fa, l'ultima lezione frontale del corso in realtà non fa parte del programma, quindi non vi chiederò le cose di cui parleremo oggi a lezione, ed è in realtà una lezione che dovrebbe servirvi di orientamento, spero che vi serva di orientamento, per quello che riguarda l'immediato percorso fino alla laurea e poi per gli anni successivi alla laurea. Il motivo per cui tengo solitamente questa lezione alla fine del corso è che negli anni mi sono accorto, lo sapevo già perché sono stato studente anch'io, ma insomma mi si è confermato che anche oggi gli studenti sono molto disorientati quando escono dall'università, in parte per motivi ovvi, perché cambiano ambiente, in parte perché la situazione lavorativa in Italia è particolarmente difficile e confusa e non ci sono strade sicure da battere. Quindi quello che cerco di fare è di aiutarvi a orientarvi per i vostri futuri anni. Dunque, il titolo della lezione è La formazione del ricercatore italiano oggi, dovrei dire più precisamente del ricercatore in campo biomedico oggi. Parleremo di ogni tipo di ricerca, parleremo dell'ambito che ci interessa e cominciamo col dire che la carriera comincia da studenti. In altre parole, il caldo suggerimento che vi do è di non studiare per gli esami, ma di studiare per voi stessi, cioè studiare per la vostra preparazione. Preparare un esame per poi rivomitarlo e dimenticarlo il giorno dopo non è molto utile. E spesso si può essere tentati di pensare che certi esami non contano, non servono, per cui non vi occuperete mai di quella materia e che quindi potete tranquillamente ignorarla o quantomeno scordarla dopo aver fatto l'esame corrispondente. In realtà non è così. In primo luogo perché ogni elemento di conoscenza è importante, non solo perché formalmente, ma perché sono anche aspetti della conoscenza che possono tornare utili in ambiti diversi da quelli cui appartengono. E in parte perché in realtà voi non sapete di che cosa vi occuperete più in là. Come scoprirete, molto spesso si fanno cose diverse da quello che uno immaginava. Non necessariamente come ripiego, come compromesso, ma anche perché gli interessi cambiano, perché le varie strade che si percorrono sono tortuose, si diramano in direzioni inaspettate. Per farvi un esempio, quando ero studente io, ero studente di medicina, la maggior parte degli studenti scalpitava i primi 2 o 3 anni perché si studiavano materie di base, chimica, fisica, biologia, istologia, eccetera, eccetera, nulla di immediatamente attinente con la medicina a parte l'anatomia. Io invece mi appassionavo molto ad alcune di queste discipline e in particolare studiai biologia con grande passione perché ebbi la fortuna e anche forse in qualche modo la lungimiranza di cambiare il corso di biologia, quello che mi spettava per lettere a suo tempo, eravamo suddivisi per lettere iniziale e cognome, quello che mi spettava era un corso noiosissimo, fondamentalmente incentrato sulla sintesi proteica e con un testo che era poco più che un dattilo scritto rilegato. Una cosa terrificante. Quando vedi questo, decisi che volevo cambiare corso, andare in un altro corso che mi sembrava, un altro docente che mi sembrava più interessante, ed ebbi la fortuna di avere un libro di testo americano, un altro pianeta rispetto ai libri di testo italiano dell'epoca, che era scritto fra l'altro da grandissimi biologi e che veramente mi aprì le porte dell'intera biologia. Allora non sospettavo che da grande non avrei fatto il medico ma il biologo, di fatto, però in realtà quella è stata la base di tutta la mia attività futura, successiva. Quindi non sapete che cosa vi servirà, studiate per voi,
non studiate per fare l'esame. Certo, fare l'esame è importante, bisogna che, ove possibile, prendere un buon voto, ma quello che conta è la preparazione. Non studiate solo per fare gli esami, non studiate o leggete neppure per fare il journal club. Che cosa sono i journal club? Credo che ne abbiamo già accennato. Sono quegli esercizi periodici, non sono solo esercizi, ma sono effettivamente dei momenti di apprendimento, non solo per chi li fa, ma anche per chi li ascolta, in cui si espongono lavori della letteratura. Un po' come avete fatto nell'ultimo paio di lezioni, ci prende un lavoro della letteratura, di solito lo scegliete voi in quel caso, qualcosa che vi ha interessato, qualcosa che ritenete importante per il vostro progetto, per il laboratorio in cui vi trovate, qualcosa che invece ritenete interessante semplicemente da un punto di vista conoscitivo, e lo esponete di solito al resto del vostro laboratorio. Non tutti i laboratori usano questa pratica, ma quello che spesso accade, e non parlo tanto degli studenti che hanno le lezioni, che hanno gli esami, che hanno lo studio, che hanno magari la tesi, quindi sono già oberati di lavoro e non possono dedicarsi granché alla lettura sistematica delle riviste, parlo delle persone più grandi, già laureate, e succede spessissimo che queste persone prendano in mano una rivista, un articolo, soltanto perché la settimana prossima tocca a loro fare il journal club. Questa è una cosa triste. È una cosa triste perché se voi leggete soltanto per dovere, perché vi tocca sostanzialmente, forse, probabilmente, imparerete un mestiere, ma non avrete una passione. È un modo ben triste di lavorare. Se voi avete la passione della scienza, le riviste le leggete perché vi interessano, non perché dovete fare il journal club. Ripeto, questo riguarda i laureati, quelli che non sono più soffocati di impegni già gravosi. Però è un qualcosa che bisogna imparare da piccoli, bisogna arrivare a capire che la lettura è un privilegio, non un dovere, e che quello che si può imparare leggendo non lo si può imparare in nessun altro modo. Ma mentre fate tutto questo, naturalmente siete ancora nella situazione di oggi, cioè prima di tutto molti di voi devono ancora trovare un laboratorio in cui svolgere la tesi. Come lo trovate questo laboratorio? Questo è il primo ostacolo vero in cui si imbatte lo studente, perché altrimenti il percorso è piuttosto ben prefissato, c'è tutta una serie di esami da fare, fatti i quali si arriva alla tesi, e così, però la tesi è un momento con maggior grado di libertà, non vi viene assegnata, ve la dovete cercare il laboratorio che poi vi assegnerà una tesi. E come lo cercare questo laboratorio? Beh, naturalmente avete una qualche idea, sentite prima di tutto i docenti, sentite i vostri amici, si fa un po' di passaparola, insomma sapete quali sono gli ambiti in cui dovete cercare. C'è però un metodo che io raccomando, e raccomando non solo in questo frangente, vedremo anche in seguito, che è quello, nel cercare il laboratorio per la tesi, di lavorare col metodo della rete. Come funziona questo metodo, secondo il mio consiglio? Prendete dei punti di partenza, qualsiasi, laboratori che vi interessano, docenti a cui avete chiesto, persone che conoscete, e cominciate da questi laboratori. E cosa dovete fare? Uno, chiedere di essere ricevuti, cioè di avere un colloquio con il capo laboratorio. Di solito mandate un'email, qualche volta non vi rispondono, rimandatela, è scortese non rispondere, quindi non siete voi in difetto se rimandate un'email, gentilmente dicendo forse l'è sfuggito che l'avevo scritto una settimana fa, in difetto chi non vi risponde, anche solo per dirvi scusami non ho posto, ma anche se vi dicono non ho posto, chiedete se potete andare lo stesso a sostenere un colloquio.
perché è molto utile. Uno, perché imparate a sostenere quello. Due, perché avete l'opportunità di farvi raccontare cosa fanno in quel laboratorio. Magari non ci potrete lavorare perché non hanno spazio, non hanno oggetto, però vi fate raccontare cosa fanno e sarete in grado di mettere a confronto quel lavoro con quello di un altro laboratorio in cui magari ci sia spazio per voi, ma che magari non è così interessante, ma non lo saprete se non avete prima avuto altri elementi di conoscenza, non avete prima saputo cosa fanno in altri laboratori. È un lavoro che richiede un po' di tempo, un po' di dedizione, però paga molto. L'ultimo aspetto importantissimo che dovete curare quando vi fate ricevere, dopo esservi fatti spiegare cosa fanno, è chiedere dove altro potreste andare, cioè vi fate raccomandare dalla persona con cui siete andati a parlare altri laboratori che vadano incontro ai vostri interessi e che siano di buona qualità. Questo crea appunto la rete, ciascuna persona che visitate vi manda da altri, i quali vi mandano da altri ancora, e così voi coprite tutto il territorio. In altre parole, avete una buona conoscenza di tutte le opportunità che vi si offrono, tutti i laboratori che hanno la possibilità di offrire una tesi, siete in grado, sia pure a un certo livello ovviamente di competenza e di profondità, di comparare i progetti che si svolgono in questi laboratori, e potete fare una scelta più oculata e magari con un po' più di opzioni dalla vostra parte, piuttosto che afferrare la prima occasione che vi si presenta, perché potrebbe essere anche l'ultima, perché sospettate che potrebbe essere anche l'ultima, e probabilmente non è così. Se siete in dubbio sul laboratorio, potete anche parlare con i vostri coetanei, cioè quelli che hanno la vostra stessa ottica. Parlare col capo laboratorio da solo non sempre basta, perché i suoi interessi, la sua ottica, il suo modo di pensare sono molto diversi dal vostro. Ciò che per lui può essere una posizione desiderabile magari non lo è per voi. Per esempio, se parlate con i vostri coetanei, potrebbero dire che il capo laboratorio è un negriero, che vi fa lavorare troppo, oppure che non c'è mai, oppure che non è disponibile per le discussioni, e via 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 dicendo. Alternativamente potreste invece avere delle informazioni positive, cioè sapere che effettivamente in quel laboratorio ci si trova bene, c'è una buona atmosfera, il lavoro è interessante, si pubblica bene e così via. Quindi questo è quello che vi raccomando, insomma, muovetevi in rete e cercate un buon laboratorio per svolgere la tesi. Questo non è fondamentale, o perlomeno non è una scelta che necessariamente cambierà la vostra vita, una scelta senza ritorno. Il laboratorio in cui si fa la tesi può determinare le vostre scelte future, se vi interessa la vostra tesi, se vi interessa continuare nel campo, oppure dopo la tesi potreste fare qualcosa di completamente diverso. Succede spessissimo, non c'è nulla di male, e anzi in qualche modo apre la mente ad altri campi, ad altre discipline e così via. Quindi fate la tesi, questo probabilmente lo sapete già, ma ve lo dico comunque: il periodo di tirocinio in laboratorio è un periodo molto molto pesante, perché c'è una sovrapposizione di esigenze, ci sono gli ultimi esami da dare di solito, cercate di lasciarne il meno possibile per l'anno in cui svolgete la tesi, c'è la frequenza in laboratorio che non è utile se non è ragionevolmente costante, se si va un giorno sì e un giorno no, a parte il fatto che il capo laboratorio di solito non gradisce, non si riescono a seguire gli esperimenti, non si riesce ad imparare granché. E poi da un certo punto in poi c'è la scrittura della tesi, che pure è una novità per voi, quindi richiede un certo impegno, leggere la letteratura, scrivere qualcosa che non avete mai scritto e così via. Quindi è sicuramente un periodo di grande impegno, di grande fatica, di grande stress, ma tutti lo superano, quindi tranquilli, e alla fine arrivate al giorno della laurea. E tutto va bene, vi laureate,
auspicabilmente con 110 e lode. Oggi non è difficile prendere 110 e lode, ma è piuttosto importante per il dopo. Di nuovo, non è una condizione che cambierà per sempre la nostra vita, però negli anni immediatamente successivi alla laurea ci sono pochi parametri per valutarli. È ovvio che non avete esperienza, quasi mai avete delle pubblicazioni. Su che cosa può valutarvi qualcuno che vi veda per la prima volta in un'intervista di lavoro? Uno dei pochi elementi che ha è il voto di laurea. Chiaramente, se questo voto non è il massimo, poiché chi vi fa l'intervista sa che non è terribilmente difficile raggiungere questo massimo, beh, considererà che forse c'è qualche deficit. Forse, di nuovo, non è un criterio sulla base del quale da solo si valuta una persona, è un elemento. Bene, comunque sia, siete arrivati alla laurea, discutete, come la tesi di laurea è una formalità, non c'è motivo di stressarsi, come spesso fanno molti studenti. Sì. Il voto della triennale lo vede qualcuno? Il voto della triennale conta meno, si vede perché dovreste inserirlo nel vostro curriculum. Il voto della triennale si sa che è più basso di solito, cioè mentre è facile raggiungere nella magistrale il 110 lode, la triennale lo è meno. Quindi non necessariamente ci si aspetta il massimo, non necessariamente se ne fa una questione di stato, però certo, se il voto è alto è meglio, se è basso pazienza. Comunque, dopo la grande festa della laurea, il giorno dopo vi svegliate e non sapete più cosa fare, perché è finito il percorso segnato. A questo punto c'è uno spazio aperto in cui dovete imparare a muovervi. Ed è qui che io spero di potervi dare qualche consiglio utile per aiutarvi un po' in questa nuova situazione. Consiglio fondamentale è fare le mosse giuste. Semplice, pronunciato, vediamo in che cosa questo può consistere. Allora, prima di tutto, dopo la laurea avrete intanto una scelta dicotomica. O rimanete nel laboratorio che avete fatto la laurea, ammesso che ce ne sia la possibilità, che abbiamo qualcosa da offrirvi, oppure cambiate laboratorio. Ricordatevi quello che vi ho detto qualche tempo fa. Dopo la laurea non accettate di lavorare gratuitamente. Il periodo dopo la laurea è ancora un periodo di formazione, quindi da una parte ovviamente non avrete salari eccelsi, ma non devono essere nemmeno simbolici. Dall'altra parte avrete diritto a una formazione, cioè voi dovrete del lavoro, e del lavoro ben fatto, al laboratorio che vi ospita, ma di contro il laboratorio deve contribuire alla vostra formazione, perché il periodo post laurea è un periodo alla formazione pratica della ricerca, nella ricerca. Se rimanete nel laboratorio in cui avete svolto la tesi, le cose sono relativamente facili. La tesi vi è piaciuta, il lavoro continua, vi piace continuare nello stesso campo, il capo laboratorio è contento di voi e vi offre magari una borsa di studio, un dottorato, la possibilità di rimanere. Bene, tutto semplice. Oppure non siete piaciuti al capo laboratorio, o il capo laboratorio non è piaciuto a voi, non vi è piaciuto il campo, la tesi di laurea, avete una volta conosciuto meglio il laboratorio scoprite che non vi piace poi tanto lavorarci e volete cambiare campo, oppure semplicemente avete un interesse diverso, è stato bellissimo svolgere quella tesi, però adesso a me interessa un'altra cosa. Bene, allora dovete trovare un buon laboratorio in cui fare quest'altra cosa. E come lo trovate questo laboratorio? Esattamente come avete cercato un laboratorio per la tesi di laurea, cioè di nuovo contattate qualche primo nodo di questa rete, fatevi ricevere, insistete, andate a parlare, fatevi spiegare che cosa fanno,
e poi fatevi indirizzare ulteriormente. Il problema però è se uno cerca all'estero, non è difficile avere... Ci arriviamo. Non è così difficile. No. Sì, perché prima o poi, se si vuole fare ricercatori, bisogna andare all'estero. Perché bisogna andare all'estero? Perché questo è un paese scientificamente povero. Non avrete la migliore formazione possibile in Italia, con la possibile eccezione di qualche raro laboratorio al mondo. Semplicemente perché non ci sono i mezzi. Non è che i ricercatori sotto Milano siano stupidi, non hanno i mezzi per fare del loro meglio e quindi non potete imparare come si fa ricerca al meglio. Andare all'estero è sicuramente un passaggio importante nella formazione. Intanto un'esperienza di vita diversa. Poi auspicabilmente andrete in un posto in cui la ricerca la si fa veramente, la si fa bene, e allora vedrete come si fa la ricerca quando la si fa sul serio. Non che qui si faccia per tutto, però con le limitazioni che dicevo prima. Ed è importante, un po' perché naturalmente credo che tutti aspiriate, coloro che vogliono fare ricerca, credo che aspirino a farla il meglio possibile. D'altra parte, se e quando tornerete in Italia, non sai che dico con tristezza, non perché vi raccomandi di rimanere fuori, ma qualcuno di voi forse deciderà di non tornare. Non lo saprà probabilmente quando parte, non decide la strada facendo. Farà un confronto tra la situazione in cui si trova all'estero e quella che si è lasciata alle spalle e dirà: ma chi me lo fa fare? Succede a tanti, vorrebbe succedere. Quindi c'è, diciamo, abbastanza probabile che uno poi riesca a tornare in Italia dopo un tot d'anni. Sì, è molto la maggior parte delle persone torna. Ah, quindi non è difficile. No, questo è un altro mito da sfatare. Si torna in una situazione italiana, non c'è dubbio. Ma perfino in Italia, prima di arrivare alla pensione, si trova una sorta di lavoro. E ora vediamo come. Comunque fai bene a farmi domande, cioè è importante che voi esplicitiate quali sono le vostre domande. Io vi dico delle cose, ma se avete dubbi su come farle o che cosa significano, o se avete altre idee in mente o altri interrogativi, ditelo, siamo qui apposta oggi, particolarmente oggi. È anche importante, dicevo, andare all'estero, perché quando tornerete in Italia, diciamo quando, lasciamo perdere il secolo, quando tornerete in Italia, intanto certo dovrete cercare lavoro e l'aver fatto bene fuori sarà molto importante per trovare un buon lavoro in Italia. Non pensiate che sia rilevante. Non pensiate, come spesso si diceva un tempo, adesso per fortuna meno, che quelli che rimangono a casa occupano un posto e prima o poi avranno una posizione fissa e quelli che vanno fuori perdono il posto. Ma non è così. Non è completamente una leggenda, ma non è vero che le cose stiano in questo modo. Certo, andare all'estero è anche un passaggio importante e che presenta qualche difficoltà. E di solito le difficoltà a cui il giovane laureato pensa quando pensa di andare all'estero, alcuni sono entusiasti di andare all'estero, altri invece lo sentono come un peso, una dolorosa necessità. E i problemi sono due: la mamma e la lingua. Con la mamma intendo tutti gli affetti, naturalmente, che sì, almeno temporaneamente bisognerà abbandonare. Ora la mamma di solito vi aspetta, non adotta qualcun altro. Il ragazzo o la ragazza dipende, varia,
e questo può essere comprensibilmente più difficile da affrontare. Qualche volta viene con voi, qualche volta vi aspetta, qualche volta no. La lingua non è un problema, vi assicuro che non lo è. Tutti voi avete studiato inglese a scuola, quindi per maluccio che l'abbiate studiato, le basi grammaticali le avete. Dovete soltanto imparare a recepire i suoni per capire cosa vi stanno dicendo, che ci vuole pochissimo, e dovete imparare un vocabolario minimo per esprimervi, inizialmente con suoni gutturali che difficilmente si accostano a quelli reali della lingua che dovete parlare, di solito l'inglese, ma poi ci si abitua. Di solito, anche se proiettati all'estero, abbandonati pressoché da soli, ci se la cava. La lingua obiettivamente non è un problema, viene percepita come tale quando, stando nel proprio paese, uno si pensa a parlare una lingua estranea, una lingua con cui ha fatto poca pratica negli ultimi 4-5 anni e così via, ma in realtà se le basi grammaticali ci sono, ci vuole pochissimo a costruire soltanto. Allora, lei consiglierebbe un paese anglofono oppure un altro paese che non sia anglofono? Allora, l'ovvio vantaggio dei paesi anglofoni è che si parla un inglese vero. Altrove si parla comunque inglese, nelle buone istituzioni di ricerca, soprattutto laddove ci sono molti stranieri, evidentemente l'inglese è la lingua franca della scienza, però è un inglese più approssimativo nella pronuncia, nella grammatica, nella qualità. È utile andare in un paese anglofono, ma non consiglierei una scelta sulla base di questo. Fra andare in Inghilterra in un cattivo laboratorio e in Germania o in Olanda in un buon laboratorio, non avrei dubbi. Non la valuto come una condizione, non mi è il termine. Non è un punto fondamentale, non è una delle caratteristiche che devono orientare la tua scelta. A parità di altre condizioni vorrei dirti che sì, è meglio un paese anglofono perché lì impari a leggere e a scrivere nel modo migliore. Ma si può diventare ricercatore rimanendo in Italia? Beh, molti lo fanno. Tipicamente la qualità è inferiore. Per i motivi che ho appena detto. C'è di più. Se non avete visto come si fa la ricerca al meglio, quando prima o poi diventerete dei dirigenti, avrete del potere in mano, succederà molto poco probabilmente, ma succederà perlomeno a una parte di voi. Non saprete in che direzione muovervi, non saprete in che direzione orientare gli altri, perché non avrete visto qual è la direzione migliore, non avrete esperienza, avrete letto, avrete sentito, per carità, le cose si imparano in molti modi, ma l'esperienza vissuta è fondamentale. Bene, ma quando si va all'estero? Per lo più ci sono due opzioni. Potete andare come studente di dottorato, cioè fate il PhD fuori, oppure potete andare come postdoc, cioè prendete il dottorato in Italia e poi andate a fare un postdoc, un postdottorato fuori. Su che cosa si basa la scelta? Su quanto sicuri vi sentite di voi stessi. Se vi sentite sufficientemente forti, sufficientemente sicuri del fatto vostro, non avete paura, avete fatto una buona esperienza durante la laurea, potete andare fuori a fare il dottorato. Questo dipende, io credo, molto più dal vostro carattere che dalle vostre esperienze di vita. Bisogna aver fatto una buona esperienza di ricerca almeno durante la tesi di laurea, perché altrimenti vi danno un progetto che voi non sapete neppure da che parte cominciare. Tenete presente che in Italia tradizionalmente c'è un ambiente che per i giovani è più protettivo,
cioè il giovane viene guidato più da vicino dal suo supervisore. Fuori invece questa guida è meno ravvicinata e lo studente di dottorato viene lasciato più libero di cavarsela del proprio conto, il che rende le cose più difficili certamente, ma tutt'altro che insomma generazioni e generazioni di studenti sono passati attraverso un dottorato all'estero, sia che fossero nativi del luogo sia che non lo fossero, però è una grande esperienza. Se siete guidati tutti i giorni, non solo la mente si impigrisce, avete sempre qualcuno a cui chiedere cosa dovete fare domani, ma soprattutto diventa un'abitudine, cioè diventate autonomi nel pensiero, il che è fondamentale. Il ricercatore è tale perché è scientificamente autonomo. E ripeto, supponendo che tutti, come spero, avrete fatto le giuste esperienze durante la tesi di laurea, non è tanto quello che avete imparato o l'esperienza che avete fatto che deve dettare la vostra scelta, quanto se vi sentite o meno sicuri di voi stessi. Se vi sentite sicuri, se non avete paura, potete tranquillamente andare a fare il dottorato dopo la tesi. E ci sono dei vantaggi. Il vantaggio è che un neolaureato, come dicevo prima, può essere valutato sulla base di pochi parametri. In altre parole, fra voi e il futuro genio della biologia non c'è differenza apparente. Potete arrivare a eccellenti laboratori semplicemente perché non siete distinguibili dal prossimo picco della mirandola. Se siete simpatici al capo laboratorio, se fate magari una bella intervista brillante, mostrate entusiasmo, interesse, eccetera, potete arrivare dove volete. Più difficile a stadi successivi della carriera, dove invece i parametri ci sono: se non avete pubblicato bene, se non avete buone lettere di raccomandazione, se non avete un buon curriculum alle vostre spalle, beh, allora scenderete più in basso. Andare in un buon laboratorio come studente di dottorato, a sua volta, è un buon viatico per il resto della carriera, perché se il laboratorio è buono, e se vi impegnate e se avete quel pizzico di fortuna, più di un pizzico che ci vuole nella ricerca, pubblicherete bene e potrete poi cercare degli altri laboratori in cui lavorare che saranno a quel punto di alto livello perché avete già fatto bene, avete un buon curriculum. Quindi prendete in considerazione questa possibilità. È difficile, chiedeva Matteo. No, non particolarmente. Se fate una brevissima ricerca sul web trovate letteralmente decine di offerte di posti di dottorato in tutte le università del mondo, tranne quelle italiane che non offrono posti di dottorato con avvisi economici, diciamo. Se ci perdete un po' più di tempo ne trovate centinaia, se non migliaia. Potete mandare richieste a tutti i dottorati che volete, scegliendo magari, piuttosto che inviare richieste al tappeto, scegliendo quelli che vi interessano di più, come regione geografica, città certamente, ma soprattutto come qualità del laboratorio. La vostra guida dovrebbe essere la qualità della ricerca, a meno che non vi interessi andare in uno specifico paese perché vi interessa il paese, il posto, la lingua, la geografia, il panorama, il paesaggio, il clima, quello che volete. Ma allora queste sono considerazioni extracurricolari. Quindi voi inviate i vostri curricula, le vostre domande, e state sicuri che molti vi risponderanno. A molti di questi sarete piaciuti e vi inviteranno magari a mandare delle lettere di raccomandazione, vi spiego subito di che cosa si tratta, e magari a fare un'intervista di persona o spesso adesso anche via Skype, possibili. Che cosa sono le lettere di raccomandazione? In italiano suona malissimo perché insomma, ci ricorda decenni di interventi impropri nella distribuzione di posti pubblici. In realtà, se pensate al senso letterale dell'espressione, che cosa è una lettera di raccomandazione? È una lettera in cui si raccomanda la persona, ed è quello che normalmente si fa nei paesi in cui le persone, per i posti che devono occupare,
non vengono scelti per concorso come avviene da noi, ma vengono scelti per cooptazione, cioè mi piace, la ritengo una persona capace, penso che sia adatta per la posizione che devo ricoprire, la prendo. Come faccio a giudicare? Sì, posso avere degli elementi sicuramente all'interview, avrò un'impressione personale, però degli elementi che possono essere comunicati molto più facilmente a voce che per iscritto, ma mi avvarrò anche del parere dei colleghi che sono stati i supervisori della stessa persona negli anni precedenti. Quindi chiederò una lettera di raccomandazione. Recentemente mi è capitato un episodio interessante in questo senso, per dirvi l'importanza delle lettere di raccomandazione. La mia ultima studentessa laureata ha deciso di andare a fare il PhD in Olanda. Ha selezionato, no, non in Olanda, ha deciso di andare a fare il PhD fuori, aveva selezionato dei laboratori in Inghilterra e in Olanda. Tre laboratori in particolare le interessavano, ha inviato richieste per il dottorato a tutti e tre, ha avuto risposte da tutti e tre. Quella che le interessava di più era un laboratorio molto ambito e comunque è riuscita a combinare un interview. Il capo laboratorio, la capo laboratorio, una donna, mi ha scritto, qualche volta c'è un rapporto diretto fra chi chiede e chi invia la lettera di raccomandazione, qualche volta invece è mediato, si chiede a voi di chiedere al vostro ex supervisor di mandare una lettera di raccomandazione. In quel caso la capo laboratorio mi ha scritto una lettera abbastanza inconsueta in cui diceva: guarda, questa persona è venuta da me cercando una posizione di studente di dottorato e mi ha detto che tu sei stato il suo supervisor, io vorrei sapere A, B, C, D, E, F, una serie di punti, ha fatto una serie di domande. Talché io ho risposto punto per punto a queste domande e poi ho aggiunto dei commenti liberi. Tipicamente una lettera di raccomandazione è un testo libero, non si risponde a domande prefissate. Quindi questa era l'elemento di scarsa, di elemento inconsueto nella richiesta, nulla di trascendentale, insomma è normale che in ambito lavorativo si richiedano delle informazioni pertinenti all'ambito di lavoro, evidentemente non private riguardo alla persona, non private ma anche personali, tengo presente, anche in una lettera libera, di testo libero, un elemento che va inserito è come questa persona si relaziona con le altre persone del laboratorio, se è amichevole, se crea problemi, se collabora o se invece tende a rimanere sulle sue, a tenere le proprie cose per sé senza metterle in comune. Quindi si chiedono anche degli elementi personali. Insomma, io scrissi questa lettera della mia ex studentessa e qualche giorno dopo, con mio grande piacere, mi scrisse di nuovo da capo laboratorio dicendo: guarda, la tua lettera e l'interview che questa persona ha fatto mi hanno convinta e la prendo. Ecco, ovviamente fui molto felice perché era una ragazza molto capace e che stimavo. Il modo in cui questa persona mi ha mandato questa seconda comunicazione era palese, forse non era la sua intenzione, ma era chiarissimo che si aspettava che un italiano le scrivesse una lettera di schifo, nella forma, non nella sostanza. Il fatto che invece questa lettera fosse ben scritta, che avesse risposto puntualmente alle sue domande, l'aveva molto favorevolmente impressionata, per cui credeva a quello che le dicevo di buono a proposito della persona in questione. Comunque sì, ecco, vi ho raccontato questo episodio per dire che le lettere di raccomandazione sono importanti, non le sottovalutate, sembrano una routine, sì, vi diranno sempre mandami due o tre lettere di raccomandazione, se siete appena laureati due, una del supervisore della triennale e una di quella della magistrale, difficilmente avete un'altra persona che può parlare di voi da un punto di vista scientifico.
più avanti invece ne chiederanno anche 3. E sembra appunto un elemento minore, vabbè, ma io faccio un'intervista, queste lettere sono così, una specie di adempimento burocratico. No, non è così, ci si basa molto su quelle. Tipicamente il vostro supervisore, se è coscienzioso, eviterà di dire il peggio di voi, ma si vedrà lo stesso. Cioè, se glissa su uno dei punti fondamentali, si sa cosa va messo in queste lettere, se glissa su qualcuno di questi punti è chiaro che lì c'è qualcosa che non va, non lo dice ma si capisce ugualmente. Tenete presente che il vostro supervisore, i vostri ex supervisori hanno il dovere morale di scrivere quelle lettere, non vi si può obbligare ma lo devono fare. Succede purtroppo che vi dicono hanno tempo, hanno interessa, no, cercate di farvele scrivere. Fuori il fatto che qualcuno non vi scriva una lettera è interpretato malissimo, vuol dire che non la vuole scrivere perché non vuole parlare male di voi. Se proprio un vostro ex supervisore si rifiuta di scrivervi una lettera, trovate un qualche sostituto, che so, lo studente dottorato che vi ha seguito da vicino o qualcosa. Però vale di meno, penso, lo studente di dottorato. Sì, ma è pur sempre meglio loro. Nella sua lettera però lo studente di dottorato, magari il dottorato, una persona comunque di livello un po' più alto, può spiegare che il capo laboratorio è tanto occupato, che non ha avuto modo, che la mamma era malata e così via, insomma, cercare di coprire quella che è una grave inadempienza. Insomma, c'è un obbligo che va anche oltre il periodo in cui la scoprire. Domanda, ma il numero conta? Cioè, se io ne porto di più le lettere di raccomandazione, no, conta più il contenuto che altro. Ne può bastare una che dica le cose giuste, che convinca chi c'è dall'altra parte, oppure anche 5 o 6 possono raggiungere il risultato. Beh, direi che abbiamo parlato a profusione della possibilità di fare il dottorato all'estero. Se invece non vi sentite abbastanza sicuri di voi stessi, potete decidere di fare il dottorato in Italia, che va benissimo. Alla fine avrete un dottorato, cioè un PhD, e quindi potete presentarvi come postdoc. Come postdoc, come dicevo prima, ci saranno degli elementi in più per valutarvi, quindi se non avete pubblicato bene, se non avete lavori come primo nome, è importante avere 2 o 3 lavori con il nome in mezzo, viene valutato piuttosto poco. Quello che conta è che voi abbiate almeno uno come primo autore, cioè un lavoro da cui si veda quello che voi avete fatto in prima persona, e non collaborando, non aiutando altri, non contribuendo elementi difficilmente valutabili. Il primo autore di un lavoro è quello che ha fatto la maggior parte di quel lavoro, quindi la responsabilità primaria, la responsabilità esecutiva. Quindi da quel lavoro si giudica la persona più che da molto altro. Quindi a quel punto come troverete un posto da postdoc? Mandando lettere, scegliete i laboratori che vi interessano sulla base di quello che fanno e mandate lettere, sicuramente vi risponderanno, sicuramente qualcuno vi dirà facciamo un'interview e voi fate il vostro meglio. Scegliete ovviamente un buon laboratorio, uno di questi meravigliosi con vista sull'oceano dove nell'intervallo del pranzo scendete, fate un po' di surf e poi tornate in laboratorio. Vi mostro questa fotografia, non so neppure quale sia questo istituto. Vi mostro questa fotografia non per farvi spalancare la mandibola, ma per dirvi che questa immagine è un'immagine di quanto si tiene alla ricerca in questo paese. I nostri ambienti semidiroccati dimostrano quanto ci teniamo noi. Questa differenza è palpabile, è visibile. Bene, in un modo o nell'altro siete fuori, come postdoc, come studente di dottorato, che cosa fate?
fate tante cose, prima di tutto fate ricerca, quindi cercate di fare del vostro meglio, impegnatevi, siete in quella fase fortunata sotto molti aspetti, rischiosa sotto altri, in cui non dovete pensare altro che alla ricerca. Di solito nei paesi diversi dall'Italia si vive molto più facilmente. Quello che sembra terribile, qui non so, allacciare un contratto per il telefono, per la corrente elettrica, comprare una macchina, insomma, cose che in Italia sono di grandissima difficoltà, si fanno in 4 e 4-8 nella maggior parte dei paesi. Quando andai in America, affittai una casa, un appartamento, e la persona dell'agenzia che me lo affittò, anzi a quella persona io chiesi: guardi, io non sono capace, sono appena arrivato, potrebbe cortesemente lei chiamare la società del gas e dell'elettricità per fare gli allacciamenti? E lei mi disse sì, senz'altro, non ti preoccupare, li chiamo, eccetera. E poi ti servirà anche il telefono? Mi disse sì, mi servirà anche il telefono. E lei chiamò anche la società telefonica, fece anche questo, tutto per telefono, 448, e poi si scusò molto e mi disse: questo era 35 anni fa. Mi disse: sai, mi dispiace tanto, ma purtroppo il telefono non può essere allacciato immediatamente, perché sai, si pensa che basti muovere un interruttore, invece deve venire materialmente il tecnico a fare l'allacciamento. Ci vorranno 24 ore. Ah, se no, questo è una cosa inaccettabile. No, ringraziai e me ne andai. Non aggiungo altro, ecco. Quindi dovete fare ricerca, avrete la massima libertà di farlo, non dovete preoccuparvi di quasi nulla, passerete 12 ore al giorno in laboratorio se il progetto vi piace, se lo studio vi appassiona, se il lavoro vi prende, anche perché appunto dovrete fare del vostro meglio. È importante che i primi passi della vostra carriera siano ben fatti, impegnatevi, perché da quelli dipende molto. Questi sì, non tanto il voto di laurea, sì, quello è utile, ma poi passa, se lo si scorda il voto di laurea. I primi passi della carriera sono molto importanti. D'accordo, ma oltre a lavorare al bancone, oltre a fare ricerca, che cosa farete sempre in ambito professionale? Tutto il resto vedete voi. Parlate molto. Discutere è importantissimo. Non cadete nell'errore di stare curvi sul vostro bancone, di lavorare strenuamente per cercare di ottenere il massimo e scordarvi la discussione. La discussione è un elemento fondamentale nella ricerca. La ricerca non si fa chiusi da soli in laboratorio. La ricerca si fa in gran parte scambiando idee. Anche gli esempi più magistrali nella scienza di persone che hanno lavorato da soli in realtà si fondavano su scambi, magari anche solo epistolari, ma fondamentali, con i loro colleghi. Faccio vedere questa immagine che ho preso da internet, ma so dove è stata presa, perché riconosco il luogo. Questo è uno dei giardini dell'NIH, National Institutes of Health degli Stati Uniti, dove sono stato anch'io, quindi riconosco il luogo. E guardate, questa è chiaramente una situazione, è un pranzo o un picnic, e scommetterei che nonostante sia un momento di pausa, la maggior parte di queste persone sta parlando di argomenti scientifici. Guardate queste persone in primo piano, non è una foto che ho scelta, è stata presa a cazzo. E non me ne ero neppure accorto inizialmente. Guardate queste persone in primo piano, chiaramente non stanno chiacchierando lungamente. Guardate questa persona che ha una pila di materiale qui sul tavolo, guardate con che attenzione questi due stanno ascoltando, non stanno chiacchierando di più e del meno, stanno sicuramente parlando di lavoro. E voi dire: sono ossessionati? No, sono appassionati, è diverso. Il lavoro li ha catturati, è il loro costante interesse, se volete anche un po' la loro ossessione, mettiamoci anche questo. Ma il punto è che sono liberi di lavorare, per questo
sono in grado di mettere tutte le loro energie nel lavoro, non hanno l'ossessione continua di trovare soldi, non hanno l'ossessione continua di spingere le cose che non vanno avanti da sole, non hanno l'ossessione continua di sopravvivere fino al giorno dopo. Questo secondo me, non so quando sia stata fatta questa fotografia, ma questo sembra un momento felice. Anche nei paesi migliori ci sono dei momenti di crisi. Questo negli Stati Uniti è un momento di crisi. I soldi sono pochi, relativamente parlando, per noi è ben godi, ma per i livelli cui sono abituati negli Stati Uniti è un momento di crisi. E dubito che l'atmosfera sia la stessa in una situazione analoga oggi. Comunque non ci sono solo gli scambi casuali, gli scambi tra persone singole, gli scambi a tavola, gli scambi nei momenti di pausa. Ci sono anche, naturalmente, degli scambi formali, come quelli dei seminari. Non vi fate mancare i seminari. I seminari sono momenti in cui potete imparare moltissimo. Non solo sull'argomento su cui si tiene il seminario, quello è ovvio, ma sono momenti in cui pensate, in cui non automaticamente la mente si sintonizza con una lunghezza d'onda diversa. Non state più pensando al vostro lavoro, state pensando a quello che vi racconta lo speaker, che magari è anche molto diverso, oppure vicino a quello che fate. Comunque è un'altra cosa. Comunque la mente comincia a lavorare in maniera più libera. Non dovete risolvere il problema contingente del vostro esperimento, che se non funziona non vi consente di passare al successivo, siete più liberi di pensare. Soprattutto se lo speaker è bravo, ha la possibilità di trasmettervi il suo modo di pensare, che è un grande privilegio, quello di poter vedere la mente di un vostro collega al lavoro, di poter vedere come ha risolto i problemi, quali domande si è posto, come è riuscito a scavalcare gli ostacoli. E non esitate a fare domande. Tenete presente Giulia Sogghigna, perché ne abbiamo parlato poco tempo fa, tenete presente che lo speaker è lusingato quando vi fa le domande, vuol dire che vi ha interessato. Quindi non c'è nessun motivo di essere ritrosi. E poi, naturalmente, come vi ho già detto, dovete pubblicare bene. Perché ormai, piaccia o non piaccia, l'elemento fondamentale con cui sarete giudicati dopo pochi anni dalla laurea è su quello su cui avrete pubblicato, sulla qualità delle vostre pubblicazioni. Come fate a pubblicare bene? Non dipende interamente da voi. Naturalmente dovete essere in un buon laboratorio, ma anche questa non è una condizione sufficiente. Evidentemente dovete impegnarvi, la ricerca non è semplice, qualche volta può essere un po' di più, qualche volta un po' di meno, non è mai una passeggiata. Obiettivamente dovete essere anche un po' fortunati, talvolta ci sono eccellenti progetti su cui vi impegnate moltissimo che esitano al meglio in una pubblicazione discreta, semplicemente perché il progetto non ha dato i risultati sperati, magari l'ipotesi non era corretta o non completamente corretta, si ripiega su un risultato secondario, insomma in qualche modo si giunge sempre alla pubblicazione se c'è stato sufficiente impegno, ma magari non è la grande pubblicazione che auspicavate. Però vorrei sottolineare l'importanza delle pubblicazioni. Oggi forse voi già la conoscete, ne avete sentito parlare. Un tempo non era così. Quando io avevo poco più della vostra età non avevo idea, nessuno mi ha spiegato chiaramente a che cosa servissero le pubblicazioni. A me interessava lavorare, a me interessava fare ricerca. Le pubblicazioni sarebbero venute. E fu solo dopo diversi anni, essendo per fortuna comunque venute le pubblicazioni, che mi resi conto di quanto fossero importanti e di quanto, se avessi soltanto speso un pochino più di tempo sulla qualità della pubblicazione piuttosto che
non piuttosto, in aggiunta alla qualità della ricerca, forse sarebbero potute anche essere migliori. Ma appunto è un qualcosa che ho non preso col senso. Cioè, nel senso, se uno si impegna a pubblicare bene, vuol dire che si sta impegnando di più nella ricerca, non capisco. Purtroppo le due cose non sono esattamente sovrapposte. Ovviamente per pubblicare bene bisogna aver fatto una buona ricerca. Tralasciamo completamente ogni ipotesi fraudolenta. Per pubblicare bene bisogna aver fatto una buona ricerca. Purtroppo questo da solo non sempre basta. Vuoi un esempio concreto? Benissimo. Nel mio secondo postdoc mi trovai a dover decidere cosa fare. Andai in un grande laboratorio, 40 persone in quel laboratorio, il capo certamente non aveva tempo di stare presso a tutti, quindi eravamo tutti più o meno abbandonati a noi stessi. Dovetti scegliere un progetto, lavorare su di esso e lavorare sostanzialmente in maniera autonoma, con poco supporto, poco nulla supporto da parte del capo laboratorio. A un certo punto mi trovai in competizione, seppi che a mia insaputa, fino a quel momento a mia insaputa, era in competizione con un altro laboratorio, all'NBM. Tra l'altro un italiano. E io ingenuamente mi incaponii a voler fare un controllo e questo mi riportò via un paio di mesi e l'altro laboratorio arrivò prima. Col senno di poi avrei potuto fare lo stesso controllo in maniera molto più rapida, saremmo arrivati insieme, avremmo pubblicato entrambi su Nature. Invece lui pubblicò su Nature, io pubblicai su PNAS. Perché era ottima pubblicazione, va bene lo stesso, ma io mi ero focalizzato solo sulla qualità della ricerca, ignorando la pubblicazione. E purtroppo bisogna pensare anche agli elementi pratici, cioè bisogna pensare quando è il momento di tagliare, per esempio, di tagliare per carità, sempre mantenendo l'assoluta integrità dei risultati. Ma di dire va bene, adesso basta, adesso pubblichiamo. Oppure dire va bene, mi accontento di un risultato minore, sì, so che se ci lavorassi altri 3 mesi potrei raggiungere, o 6 mesi, o un anno, potrei raggiungere un risultato superiore, ma magari questo lo scambio con una pubblicazione di minor valore, semplicemente perché è passato del tempo e il medesimo risultato vale meno, perché qualcun altro in parte l'ha raggiunto, qualche cosa nel frattempo è divenuto nota e così. Bisogna fare anche delle considerazioni pratiche di questo tipo. Ho risposto alla domanda? Sì, perfettamente. Bene, dovete pubblicare bene, perché dopo il vostro dottorato, dopo il vostro postdoc, dovete trovare ancora un altro laboratorio, ancora non avrete una posizione fissa, ed è normale. Dovete trovare un laboratorio tipo questo è il Salk Institute a San Diego, in California. Di nuovo, vedete, non somiglia particolarmente ai nostri. Mozzafiato, vero? Bellissimo, sembra un film. E che cosa dovreste fare in questo nuovo laboratorio? Naturalmente fare la miglior ricerca possibile, naturalmente continuare a pubblicare bene. Perché anche da questo dipenderanno i successivi passaggi. Perché poi, sia che rimaniate, sia che finalmente torniate a casa, dovete trovare un lavoro. Allora, qui arriviamo al punto a cui si accennava prima. Ma è vero che chi va fuori perde il posto? No, non è vero. Se voi avete fatto del buon lavoro fuori, siete altamente desiderabili. Da un insieme ristretto, ma importante, dei migliori laboratori di ricerca anche in Italia.
ci sono vari aspetti della valutazione, chiaramente le pubblicazioni, ne abbiamo parlato fin troppo, ma anche l'originalità del vostro lavoro, anche l'autonomia scientifica che avrete dimostrato, si capisce molto facilmente dalla pubblicazione, no, perché non si sa esattamente chi l'ha scritta e chi ha contribuito e quanto, ma basta parlare 10 minuti con voi e chiedervi, raccontami un momentino quello che hai fatto, e si sente benissimo quanto è farina del vostro sacco e quanto siete stati invece di me esecutori. E saranno valutate anche capacità che magari avrete acquisito, magari in settori di nicchia che sono importanti e in cui ci sono poche persone realmente capaci, che so, nel lavorare in un certo modo con gli animali, che so, in questo momento ci sono carenze in questi settori, nella bioinformatica, in strumentazione avanzata, NMR, crioelettromicroscopia, spettrometria di massa, ci sono troppe poche persone capaci di fare queste cose, o settori in cui manchi l'expertise in Italia, ci sono pochissimi laboratori che lavorano bene con Siemens. Ci sono tanti elementi del vostro lavoro, al di là della qualità generale della ricerca che avete fatto, che possono rendervi preziosi, che possono rendervi molto desiderabili per un laboratorio in Italia che vi debba potenzialmente acquisire. E anche questa, volendo, è una considerazione da fare, se volete, e cioè scegliere un campo che abbia più mercato. Può essere una considerazione primaria o può essere una considerazione all'atere. Dovendo fare questa cosa, forse vi conviene piegare un po' più in questa direzione che in quest'altra. Ci sono infinite combinazioni, variazioni possibili. Però ecco, a questo stadio voi dovete credere. Spero che le scelte le facciate più per genuino interesse, più per passione che non per calcolo. Però un pochino di calcolo francamente ci vuole. Un pochino. Calcolo può essere per esempio quello di mantenere i rapporti con il laboratorio in cui siete stati all'estero. Di solito quel laboratorio ha più finanziamenti, più reagenti, più materiali in grado di aiutarvi nei primi anni fondamentali del vostro rientro in patria, in maniera importante, magari soltanto passandovi un'informazione non ancora pubblicata che hanno generato loro o che è circolata in un seminario. Può bastare nulla per fare una differenza tra l'arrivare primi o arrivare ultimi o arrivare secondi, che è quasi la stessa cosa, fare un'ottima pubblicazione o farne una così così, raggiungere un risultato o mancarlo di poco semplicemente perché mancava uno spunto, un reagente che non vi ha permesso di fare un esperimento. Quindi è utile mantenere i rapporti con i laboratori di provenienza. E più volte abbiamo parlato di che cosa significa fare ricerca. Fare ricerca è un mestiere difficile, è un mestiere rischioso, perché il premio per i vostri sforzi non è necessariamente commisurato agli sforzi stessi, perché c'è un elemento di aurea nella ricerca. Se dovete costruire un palazzo, potete calcolare bene quanto costa, potete calcolare se sarete in grado di rivenderlo, potete... c'è rischio in tutte le attività umane, ovviamente, ma ci sono attività più definite e altre meno. La ricerca è meno definita di altre, proprio perché si occupa di ignoto. L'ignoto per definizione non lo potete prevedere con certezza. Quindi fare ricerca. Perché fare ricerca? Ecco, chiedetelo. Qualcuno di voi mi ha detto che vuole fare ricerca, qualcuno di voi mi ha detto che non vuole. Evidentemente sono entrambe scelte valide. L'importante è che sappiate perché, qual è l'origine delle vostre scelte. Il che non è banale, perché le nostre scelte sono
molto più basate su elementi emotivi, su elementi subconsci o inconsci, piuttosto che su scelte razionali. Cercate di capire quali sono i motivi profondi che vi spingono a fare ricerca. E non pensiate che sono quelli più semplici da esprimere a parole. Non sono quelli i motivi. Cercate di capire cos'è che vi spinge. Può essere qualunque cosa, può essere anche denaro, carriera, ma anche il sapere, anche il desiderio di fare qualcosa di buono per l'umanità, può essere il successo, la fama, quello che volete. L'importante è che lo sappiate, perché se sapete cos'è che realmente vi interessa, cos'è che vi muove, lo potete perseguire. Se vi ingannate da soli, razionalizzando le vostre scelte, ma ignorando i motivi veri, potete rendervi molto infelice la vita, semplicemente facendo scelte sbagliate pensando di farne il giusto. Quindi chiedetevi quali sono i vostri motivi e usateli come bussola. Una volta che avete individuati, allora sapete in che direzione potete muovervi. Ogni tanto questi motivi vanno ripensati, vanno verificati, perché nella vita a volte si cambiano i punti di vista, a volte si cambiano le motivazioni, a volte si cambiano gli obiettivi, anzi spesso accade. Tutti noi cambiamo, crescendo, invecchiando. E le spinte cambiano. Cercate di sapere cos'è che vi spinge, è importante. Un consiglio personale: quando scegliete su cosa fare ricerca, fatevi delle domande importanti. Rispondere bene, scientificamente e tecnicamente bene, a una domanda di modesto interesse è quasi altrettanto difficile che rispondere bene a una domanda importante. Se dovete spendere anni del vostro lavoro su un soggetto, fate in modo che non lo capite. Non vi fate intimidire, non vi ponete obiettivi troppo ristretti. Che cosa intendo? Anni fa, quindi dopo parecchi anni, una persona che avevo conosciuto appena laureata, era venuta nel mio laboratorio a chiedere un posto, io non l'avevo, mi fece un'ottima impressione, e però le dissi che purtroppo non avevo posto, e poi andò in uno dei migliori laboratori al mondo in cui si studiava il ciclo cellulare. E successivamente, questo in Austria, e successivamente andò in America per passare dal lievito ai mammiferi, al ciclo cellulare del mammifero. Mi capitò di rincontrare questa persona e gli chiesi che cosa faceva. E mi disse: io studio questa proteina. E perché? Perché c'entra qualcosa col ciclo cellulare? Dico, in che modo? Beh, non si sa. Allora perché la studi? Perché così troverò che cosa c'entra col ciclo cellulare. Io mi chiesi, ma sei contento di questo? Lei mi disse sì, io lo voglio. Tanto. Però lo trovai una cosa immensamente triste, da parte di una persona molto capace, molto intelligente, che si riuscisse a studiare una cosa sostanzialmente perché esisteva, senza alcuna motivazione particolare. Poi ha fatto del buon lavoro, ma secondo me ha fatto una scelta sbagliata. Però questa è la mia opinione personale, ecco, vorrei a questo punto dire che è pieno il mondo della scienza di persone che si focalizzano su un ambito molto ristretto, sono perfettamente felici, danno il loro contributo al sapere, e quella è la loro scelta, e se per loro va bene ci va di massima.
ve l'ho già detto, la ricerca è collaborazione, cooperazione. Quindi voi siate disponibili. E aspettate che anche gli altri lo siano. Perché la ricerca, come dicevo, non si fa da soli, perché lo scopo della ricerca non è soddisfare il vostro ego, è produrre conoscenza, e quindi la cooperazione è l'ovvio metodo con cui raggiungere questi obiettivi. Questo obiettivo. Più praticamente, cercate di avere buoni rapporti con tutti, il che naturalmente è un obiettivo auspicabile, qualche volta non sempre facile da raggiungere, ci sono dei tutti con cui veramente è difficile andare d'accordo, ma c'è anche un aspetto pratico di questo suggerimento. Il mondo della ricerca è piccolo. Se litigate con qualcuno, prima o poi lo ritroverete come referì, come commissario, come supervisore, come direttore, e vi pentirete forse di averci litigato. La ricerca ha anche un altro aspetto sgradevole, che costringe di necessità a focalizzarsi su qualcosa di molto ristretto, molto piccolo. Il soggetto più importante del mondo non lo potete studiare se non vi focalizzate su un piccolo aspetto per volta, e talora chiarire quell'aspetto può richiedere anni e anni di lavoro. Ogni tanto alzate gli occhi dal microscopio, allontanate il vostro sguardo da ciò che state facendo e cercate di capirne l'importanza in un contesto più ampio e poi in uno ancora più ampio. È importante perché molto spesso sarete frustrati, sarete avviliti, penserete di non riuscire mai ad uscire qualche pantano in cui vi siete ritrovati, non trovate una soluzione, non vi funzionano gli esperimenti, non sapete cosa fare. Però poi, se vi allontanate un momento, se alzate lo sguardo dal microscopio, di colpo vi rendete conto di quello che per un momento, che nel tran tran quotidiano avete scordato, e cioè qual è l'obiettivo lontano. A me questo personalmente succede quando devo fare un seminario, quando devo raccontare quello che facciamo in laboratorio. A quel punto devo raccontare una storia ampia, e a quel punto, qualunque sia il triste frangente in cui eventualmente mi trovo, mi rendo conto che ne vale la pena. Ecco, ogni tanto allontanatevi da quello che fate quotidianamente, pensate un momento al significato più distante, più profondo che ha. La ricerca richiede molta pazienza, è lenta, è incerta, abbiamo detto, e a volte è molto dura. A volte è molto dura, appunto, quando le cose non funzionano, quando non riuscite a pubblicare, quando non vi danno una posizione, quando non avete un finanziamento e così via. Ci vuole pazienza, ci vuole tenacia. Questi sono Pierre e Maria Curie. Conoscete forse la storia dell'isolamento del radio? Loro partirono da una tonnellata di un materiale chiamato PEC Blend, un minerale chiamato PEC Blend, e arrivarono alla fine, senza alcuna certezza di arrivare a una fine felice, a isolare un grammo di radio. Questo fatto in un laboratorio raccogliticcio, con mezzi primitivi e con metodi casalinghi, però da persone dotate di grande tenacia, grande forza di carattere e grande determinazione a raggiungere il loro obiettivo. Pensate che Maria Curie si sa che da giovane, quando studiava, era così povera che non aveva abbastanza da mangiare, più volte svenne per la fame. Immaginate quanto può essere duro studiare quando uno non mangia abbastanza da rimanere in piedi.
cose di solito non vanno così male, però ecco, a volte ci vuole molta pazienza, molta perseveranza. La ricerca, la scienza richiede integrità, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di etica. Ricordatevelo sempre, cercate di non perdere di vista questo aspetto, è fondamentale. La ricerca è servizio. Ve l'ho detto, voi siete al servizio dell'umanità. Se ve lo ricordate, intanto fate le scelte giuste, quindi eticamente corrette. E poi siete felici la mattina quando vi guardate allo specchio. La ricerca, la scienza, è una delle imprese più nobili dell'umanità. Questo straordinario accumulo, questo straordinario progresso di conoscenze che in secoli e secoli di lavoro siamo riusciti a creare è inaudito sul pianeta Terra. Ciò che siamo riusciti a capire del mondo che ci circonda è incredibile se ci guardiamo alle spalle. E ora sta per essere il vostro turno. Ricordate la fiaccola che vi ho mostrato la prima lezione, la fiaccola del sapere che passa a voi. Questa è un'altra versione. Questa statua è all'Università di Madrid, si chiama Los Portadores de la Antorcha. Forse è un po' enfatica, forse un po' retorica. È stata fatta la prima grande scultrice americana all'inizio del XX secolo. Però rappresenta bene il concetto che vi ho già espresso, cioè il fatto che adesso voi state ricevendo la fiaccola, portatela avanti più che potete, tenetela alta e non la lasciate cadere.